Preparatemi la base di chi comanda il mondo e lo dedichiamo non soltanto al professor Malvezzi, è una cosa perché so che avevamo parlato che lui amava questa canzone, ma che tutti gli amici e le amiche che amano questo cantante, che racconta quello che è la nostra società di oggi e che per motivi che ha testé citato lui stesso non viene mai invitato in Rai, anche perché io ho assistito, manco a fare la posta, ero lì per una cosa non detta, ma detta in maniera scherzosa, è stato di nuovo allontanato dalla Rai, no, devo dirlo, ti ricordi? Quella che ho detto, che sono un gay mancato, perché esatto, mi piace tenere tutto pulito. Per aver detto un gay mancato, lo ammetto. Vi rendete conto? Allontanato. Come si permette di dire queste cose? Ma cosa ha detto di male? Chi comanda il mondo? Prego, signor Giuseppe. C'è una dittatura, chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura chi comanda il mondo. Oltre che il potere vuole il tuo dolore e dovrai soffrire. E sarai costretto ad obbedire chi comanda il mondo. Voglia di sapere, voglia di capire chi comanda il mondo. Sotto questo cielo che ci può sentire e che ha creato il mondo. Torre di Babele, Torre di Babele, che ha creato il mondo. Messo sulla croce in Israele. C'è una dittatura di illusionisti, finti economisti e equilibristi, terroristi padroni del mondo peggio dei nazisti, che hanno forgiato altrettanti tristi arrivisti, staccano visti. Gli illusionisti che ci hanno illuso con le parole libertà e democrazia, fino a portarci all'abbattia, creando nella massa una massa grassa di armi, di divisione di massa. Media, oggetti, nomi, colori, simboli, la pensiamo uguale ma siamo divisi noi singoli. Dormiamo bene sotto le coperte, siamo servi di queste sorridenti merde. Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate i colori. Fate la nanna, che la mamma vi cullerà sui suoi seni. Fate la nanna, bambini, volati nei cieli. Ma un giorno un bambino di questi si sveglierà e l'uomo più forte del mondo diventerà, portando in alto l'amore. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura. Chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura. Chi comanda il mondo? Torre di Babele, Torre di Babele, che ha creato il mondo. Dice sempre che va tutto bene. La libertà e la lotta contro l'ingiustizia non sono né di destra né di sinistra. La musica può arrivare nell'essenziale, dove non arrivano le parole da sole. Gli illusionisti ci hanno incastrati, firmando i trattati da Maastricht a Lisbona. Siamo tutti indignati perché questi trattati annullano ogni costituzione. Qui bisogna dare un bel colpo di scopa e spazzare via ogni stato da questa Europa. Se ogni stato uscisse dall'euro davvero, magari ogni debito andrebbe a zero. Perché per tutti c'è un punto d'arrivo, nessuno lascerà questo mondo da vivo. Vogliamo una terra sana, sana, meglio una moneta sovrana che una moneta puttana. Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate colori. Fate la nanna, che la mamma vi cullerà sui suoi seni. Fate la nanna, bambini, volati nei cieli. Ma un giorno un bambino di questi si sveglierà e l'uomo più forte del mondo diventerà, portando in alto l'amore. Chi comanda il mondo?
c'è una dittatura, c'è una dittatura, chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura, chi comanda il mondo? Oltre che il potere vuole il tuo dolore e dovrai soffrire e sarai costretto ad obbedire, chi comanda il mondo? Voglia di sapere, voglia di capire, chi comanda il mondo? Sotto questo cielo che ci può sentire e che ha creato il mondo. Torre di Babele, torre di Babele, che ha creato il mondo, messo sulla croce in Israele. Fate la danza, bambini volati nei cieli. Bravissimo, 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 bravissimo. Grazie. Non è una novità, insomma, quindi non è una novità.